Dal 2004 la De Ricesta Allus promuove progetti a sostegno dei servizi assistenziali ospedalieri. L'associazione presieduta da Carla Panzino ha donato un ecografo al reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara col contributo dell'associazione IORAM diretta da Francesco Malorgio. Nell'ambito della giornata internazionale degli infermieri è stata consegnata una targa al coordinatore appunto degli infermieri del reparto, Lorenzo Silli, per il lavoro e l'impegno quotidiano. Si diceva dell'ecografo, intitolato alla memoria di Mara Stella Cipollone, madre del tenore Dario Ricchizzi, in virtù del suo sostegno da anni alla De Ricesta. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante provinciale dei carabinieri Edoardo Gambardella, il comandante della stazione Pescara Colli Graziano Leone, Stefania Greco in rappresentanza del questore Luigi Liguori, il vice sindaco Gianni Santilli, la caposala Margherita D'Agostino e naturalmente il primario di Oncologia Dimitri Luisi. Non sono mancati momenti di profonda commozione. La De Ricesta sempre in prima fila per eventi importanti, significativi come quello di oggi. Fine del resto, Carla Panzino, come sempre, assolutamente nobile. Sì, il fine è sempre nobile perché noi, la nostra attività è proprio quella di camminare a fianco degli ospedali. Era importante in questo momento essere vicino all'oncologia, come noi abbiamo già fatto nel 2017 con un impegno grandissimo e un progetto eccezionale che era proprio quello degli Ready Day Hospital. Abbiamo creato un day hospital meraviglioso qui in oncologia. Oggi abbiamo finalmente consegnato ufficialmente un ecografo che era necessario al reparto, ci era stato richiesto durante il periodo della pandemia, proprio da alcune relazioni che noi abbiamo con la caposala, con un infermiere di riferimento, e però avevamo qualche difficoltà, obiettivamente è un periodo molto particolare per la raccolta fondi. Per fortuna, come sempre, c'è stato un po' un aiuto. Io dico sempre che c'è un occhio lassù che ci aiuta, e abbiamo trovato questo sostegno nell'associazione IORAM. E insieme abbiamo potuto realizzare questo progetto, l'acquisto di questo ecografo che, ripeto, era molto, molto importante per il reparto, quindi non potevamo sottrarci. In un modo o nell'altro, comunque, l'avremmo acquistato perché sapevamo della necessità di questo ecografo, e sappiamo che in questo momento la sanità è impegnata tutta a combattere questo Covid, sia nell'assistenza sia nell'ospedale. Quindi le priorità erano altre, ma noi non potevamo dimenticare anche questa ulteriore richiesta del reparto di oncologia di Pescara. Dottor Luisi, questa è una giornata molto significativa per il reparto che lei dirige. Molto significativo per due motivi. In primis perché è la giornata internazionale dell'infermiere che ci è di supporto tutti i giorni e in questo periodo di Covid ancora di più. Il secondo motivo è perché lo IORAM e la Tricesta ci hanno donato queste ecografe che per noi è di fondamentale importanza per le attività quotidiane. Quindi riusciamo a fare procedure in autonomia senza chiedere ad altri servizi dell'ospedale, quindi siamo più veloci e più precisi e questo a tutto vantaggio del paziente oncologico che riesce prima a fare il trattamento. Entriamo nello specifico, a cosa serve tecnicamente un ecografo? Un ecografo serve per tutto, per la diagnostica e anche per le procedure. Noi lo utilizziamo per porre gli accessi venosi periferici e anche per fare delle biopsie, soprattutto a livello degli organi interni, soprattutto il fegato, procedure che possiamo fare in autonomia, quindi possiamo fare una diagnostica sui tumori e mettere degli accessi venosi per iniziare i trattamenti chemioterapici. Quindi diagnosi, ma anche prevenzione. Diagnosi, prevenzione e terapia soprattutto. La Tricesta è sempre al fianco delle persone bisognose. Come ringraziare Carla Panzini? Carla Panzino, non abbiamo più parole per ringraziarla, è sempre molto presente, ci è sempre vicina, ci è vicina da sempre in ogni modo. Già in passato è stato di fondamentale aiuto per l'addobbo del Day Hospital oncologico, ci ha fornito con la sua associazione le poltrone, un arricchimento per i pazienti perché trovano un ambiente più confortevole, quotidianamente ci è vicino e adesso ci ha fatto questa enorme
dono. Dobbiamo anche non dimenticare lo IORAM, che è un'associazione regionale degli oncologi che riceve direttamente le donazioni da parte dei pazienti oncologici e poi queste donazioni vengono ridistribuite ai vari reparti della regione. Faccio un'ultima domanda, professore, perché ci vuole molto amore, immaginiamo, nella cura di questi pazienti. Ci serve molto amore e molti sacrifici personali che poi vengono ricambiati quando riusciamo ad ottenere dei risultati. Purtroppo ci sono anche i pazienti che non vanno bene, ma cerchiamo di essere vicino al parente, alle famiglie. Questo è un peso enorme per noi, ma l'abbiamo scelto e cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile. È una missione. È una missione. Dottor Malorgio, diciamo che il contributo di IORAM è stato in questo caso decisivo per l'acquisto dell'ecografo, che è uno strumento preziosissimo nella cura dei pazienti oncologici. Sì, tra le tante cose fatte in questi anni devo dire che questo dispositivo è davvero molto importante, perché abbatte tantissimo i tempi per iniziare delle terapie e in futuro sarà anche comunque un ecografo a 360 gradi, un ecografo che ci aiuta a posizionare degli accessi venosi, ma anche a fare diagnosi. È un ecodoppler, è un'ecografia anche un ecocardio, può fare ecografia dell'addome, può fare diagnosi e può fare comunque trattamenti. Diagnosi, prevenzione, non solo, l'ultima sulla tricesta, perché siete, come dire, legati a filo doppio. Sì, è vero, questo connubio, diciamo, si è già fatto in passato e questa volta è successo tutto in pochi giorni. Ci siamo trovati d'accordo a contribuire insieme in due associazioni a fare un acquisto, diciamo, utile per diversi anni, speriamo. Lavoro poi certosino, meticoloso degli infermieri. La Tricesta ha voluto ricordare anche questo momento perché la giornata internazionale degli infermieri, che non sono solo stati bravi in epoca pandemica, diciamo così, anche se purtroppo ci siamo ancora dentro, ma sono sempre preziosi in ogni momento. Gli infermieri sono sempre preziosi, sono sempre stati preziosi. Quello che ho ribadito più volte è che l'infermiere, come quella del medico, è una missione. Come ricorda la Targa, salvi una vita e sei un eroe, salvi 100 vite e sei un infermiere. Tra l'altro la dedica toccante anche in questo senso a una signora che è scomparsa prematuramente 2 anni fa, Marastella Cipollone. Sì, Marastella Cipollone è la mamma di Dario Ricchizzi, che voglio ricordare da 6 anni, proprio lui ha iniziato ad essere vicino alla nostra associazione proprio per il progetto della oncologia, della rete oncologica. Si è sempre prodigato anche per aiutarci a reperire i fondi e abbiamo ritenuto opportuno dedicare questa donazione alla sua mamma, alla memoria della sua mamma, non potevamo fare altrimenti. Dario Ricchizzi è un grande artista. Ci ha regalato un momento di grande, profonda commozione, no? Per Dario questo cantare mamma, diciamo che ha commosso tutti noi, perché chi ha ancora la mamma si è commosso, perché forse valuta la fortuna, l'importanza di averla, e chi non l'ha più ha avuto un momento di commozione nel ricordo di una figura tanto importante nella vita di ognuno di noi. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che io sospiro al mio cuore, forse non si userà più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Ci ha regalato una grandissima emozione, poi in ricordo della povera mamma che è scomparsa recentemente, 2 anni fa e prematuramente direi.
Io ringrazio, devo dire la verità, l'emozione è stata veramente fortissima anche per me, soprattutto per me, anche se noi siamo abituati insomma a incontrare persone, a stare sui palcoscenici, devo dire che poi ci sono delle vicissitudini che ci toccano particolarmente, quindi per me è stato molto molto emozionante e toccante dedicare insomma a mio modo quello che potevo fare, insomma meno con le parole ma più con il canto, fare questa dedica non solo a mia madre ma a tutte le autorità, le associazioni con le quali collaboriamo da tantissimo tempo, Adricesta, la IORAM, con il quale anche in questo momento, in questo periodo storico molto oggettivamente molto complicato, è stato possibile recepire delle donazioni per poter effettuare insomma questa donazione, questo ecografo molto importante che servirà al reparto di oncologia. Il mio augurio è quello che ho detto anche a parole prima, insomma mia madre si chiamava e si chiama Stella, perché io voglio, insomma, penso che fino a che il ricordo è vivido di una persona, lei continuerà sempre a vivere in noi, a fianco a noi. Un nome che esprime in un certo senso la luce, la speranza, e voglio augurare insomma ai medici che sono la nostra eccellenza, che sono sicuramente molto lungimiranti, che il suo nome continui a illuminare il loro percorso e anche il percorso delle persone che ahimè dovranno in qualche maniera beneficiare di questo macchinario. Esatto, c'è da dire che tua mamma, la signora Stella, ha sostenuto l'attività dell'Adricesta. Sì, lei era sempre presente agli eventi, insomma, con le donazioni, come è giusto insomma che fosse, perché poi sostanzialmente non c'è modo più semplice di sostenere queste iniziative insomma con i fatti, quindi io sono sempre stato orgoglioso insomma di vederla schierata insomma con tantissimi altri volontari. Non posso che ringraziarla per questo, una persona generosa senza ombra di dubbio, ricca di vita, di vitalità, e quindi non posso che essere veramente orgoglioso di essere e suo figlio e insomma di aver potuto fare un piccolo dono oggi a tutte le associazioni presenti qui. Grazie, grazie a tutti. Noi siamo orgogliosi di averti conosciuto personalmente, grazie ancora. Grazie, grazie mille a voi, grazie.